Chiuse nel giro di 3 giorni le indagini relative ai 2 omicidi consumati venerdì alla Guizza nel quartiere Arcella a Padova. Fermato a Brusegana il 4° uomo coinvolto nell'uccisione del 19enne marocchino accoltellato in piazzale Cuoco. I carabinieri hanno invece messo fine alla fuga di Mayas Damis, 32enne tunisino pluripregiudicato e irregolare, presunto assassino di Khaled Kokri, il 35enne sgozzato all'Arcella. Trattandosi di un delitto maturato in ambienti clandestini, chiaramente abbiamo incontrato più difficoltà nell'individuare il soggetto che si era immediatamente dato la latitanza. Era infatti fuggito con l'aiuto di un complice denunciato per favoreggiamento e nel giro di qualche ora aveva varcato il confine francese, rifugiandosi a Lyon. L'uomo a Padova ha moglie e un figlio piccolo che vivono in via Vancimigli. Per questo motivo stava già rientrando in Italia quando è stato bloccato al confine di Fréjus e non ha opposto resistenza. Nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari. L'omicidio sarebbe maturato nell'ambiente dello spaccio di droga e criminalità organizzata. Nel frattempo Padova è una città sotto assedio. 50 uomini sono stati inviati su ordine dal capo della polizia Manganelli e da questa notte pattuglieranno costantemente i quartieri più a rischio della città. 50 uomini sono un impegno di coordinazione anche con le altre forze di polizia, perché non dimentichiamoci che non soltanto sono i 50 uomini nostri ma sono anche quelli della Polizia di Stato, quindi le forze dell'ordine esprimono quotidianamente oggi su Padova una forza consistente, adeguata credo a quelle che sono le esigenze del centro storico e degli altri quartieri. Ritengo che la gente possa essere soddisfatta di una risposta così immediata dello Stato.